Questo libro di poesie nasce quasi per caso, cioè ho iniziato a scrivere una poesia ne ho seguito un'altra e poi un'altra ancora, fino a quando non mi sono reso conto che c'era abbastanza materiale per farne un libro. Però quando una volta che è stato finito il materiale mi sono accorto che non è questa tanto una raccolta di poesie quanto un libro vero e proprio, perché traccia un cammino, tant'è che ho voluto dare come titolo al libro, che si intitola Senza mai fermarsi, il titolo dell'ultima poesia, che è semplicemente il punto di arrivo di un viaggio iniziato. Come introduzione ho voluto anche scrivere il motivo per cui questo libro è stato scritto. Scrivere per gratitudine, la gratitudine dell'inferno, per il dono di ogni nuovo respiro. Scrivere per stupore, lo stupore della vita che risorge dalle ceneri dell'abbandono. Scrivere per raccontare una strada in cui nessun volto passa in vano. Scrivere per sorridere alla gioia della bellezza che si rivela. Spirito libero, come il mare accarezza le spiagge, a nessuno appartiene e non conosce confini. Come il vento spira, possente e fiero, instancabile viaggio senza dimora. Come il deserto, sempre cangiante, nuove forme di una immutabile essenza. Come una cometa attraversa i cieli, bagliore improvviso, promessa di un lontano ritorno. Come un uomo segue il suo destino, indomita ricerca di uno spirito libero. Oceano, nell'abbraccio di un giorno morente, quando il vento alla sabbia abbandona il suo respiro, dove la terra e il mare consumano il loro amore, io sono. Senza mai fermarsi. Non ancora, il cuore conduce altrove, nell'incertezza, verso l'ignoto, lasciandosi stupire. Il cielo brilla in fondo alla speranza, non della prova, ma della verità che del desiderio che trascina lontano. Per una scintilla di bellezza, di bontà, magari flebile, spesso inesplicabile e meno esaurita. Oltre il timore, dove tutto diventa duro e si trasforma in gioia, perché il destino è tornare a casa, senza mai fermarsi.